sono stati 4 mesi che ha lasciato un segno veramente pesante su tutti noi. E vedo che nonostante tutto, nonostante anche noi qui si cerchi di essere più tranquilli, di esternare un po' più di serenità su queste cose, la gente a spendere poi si vede. E questo diventerà un problema. Io penso che a settembre sarà un problema abbastanza serio per questa città, per questo territorio. Oltre 1.700 le richieste per il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, molte anche le pratiche CIG, più di 2.500 le richieste di consultazioni sindacali per l'avvio del procedimento da parte delle aziende aretine. È la CISL adesso a tracciare un bilancio dell'intensa attività nei mesi del lockdown. Le categorie più coinvolte ovviamente nel territorio aretino sono quelle legate al settore orafo, però tantissime sono anche quelle sia del turismo, del commercio, ristoratori, alberghi, bar, questa roba qui, oltre ovviamente agli estetisti parrucchieri che hanno perso un sacco di lavoro. Globalmente in tutto sono circa 4.000 le aziende che hanno fatto ricorso tra artigianato e diciamo la CIG. Quindi facendo una media del pollo di 6-7 dipendenti per ogni ditta, i numeri sono quelli, sono quasi 30.000 persone coinvolte in questa partita. Uno scenario dunque dalle tinte più che fosche, ed adesso a preoccupare fortemente è anche l'imminente futuro. In questo momento secondo me il settore più grosso che è a rischio è il settore del commercio, la ristorazione, gli albergatori, perché difficilmente si riparte. Arezzo viveva molto di questo tessuto, anche se erano pochi alberghi, però erano tutti grandi con abbastanza lavoro. E ripeto, sul settore metalmeccanico forti perplessità, perché non è un settore che può anche riconvertirsi a produrre altro materiale, quindi se non riparte il meccanismo. Io spero che questi in aretino soldi che l'Europa finalmente sembra che abbia deciso di darci permettano poi di sbloccare questa situazione e di ripartire con le grandi strutture. Gli operatori dell'ufficio vertenza e di missioni online del sindacato infine hanno anche evaso un elevato numero di pratiche di dimissioni volontarie nel settore sanitario, e di questi tantissimi giovani che hanno lasciato la società privata per quella pubblica, prestando così servizio nei reparti Covid anche di ospedali di altre regioni. Nel mese di fine aprile, inizio maggio specialmente, c'è stata una vera e propria invasione di ragazzi giovanissimi che hanno lasciato le loro esperienze, tra l'altro anche abbastanza consolidate, perché pur non avendo dei contratti a tempo indeterminato erano partite IVA, quindi riscuotevano, che però hanno accettato consapevolmente di andare nel mondo sanità pubblica con dei contratti a tempo indeterminato ovviamente, però accettando dall'inizio di andare nei reparti Covid. E insomma, cioè, quando poi si lamenta dei ragazzi, non sono tutti uguali da buttare su tutti la croce addosso. C'è anche chi ha avuto sicurezza e determinazione e responsabilità etica in questo momento.